su un problema legato a un ricongiungimento. Questa sera c'è all'ordine del giorno, spero che si riesca a discutere, se ci sarà, una mozione sul tema dei ricongiungimenti che vi chiederei di sostenere per far vedere al Comune, sottolineare al Comune che anche a seguito della riformulazione dei nuovi formati per fare le domande sussiste un problema sui ricongiungimenti ed è un problema strutturale legato all'impossibilità strutturale di acquistare posti in più in molti dei casi di ricongiungimenti, che sono tutti casi singoli e specifici. Non c'è strutturalmente la possibilità di acquistare posti in più, per cui il cittadino viene detto tuttora in un patto, che è quello scritto, che lui potrà accedere al ricongiungimento. Non gli viene detto che ci sono preclusioni in casi specifici e lui si trova ad andare tranquillo a sbattere contro un muro, perché non c'è nessuno strumento a disposizione per allargare una convenzione e acquistare un posto in più. Per cui vi chiederei di sostenerla, perché c'è questo problema, e che si vada anche a bonificare i casi di quei cittadini che hanno diritto, come me, e che ancora non si rassegnano ad averlo perso, nonostante un anno che lo chiedono, anche con anticipo, perché da marzo e luglio non ho ancora diritto a che il Comune mi aiuti a fare il ricongiungimento della mia figlia nell'asilo nido. Attualmente devo sopperire privatamente ed è oneroso, per cui chiedo che, posto che c'è un problema, è un problema strutturale, il Consiglio di Zona chieda al Comune se gentilmente può andare da quei cittadini come me, nel mio caso specifico, e in tutti gli altri che non hanno energia per presentarsi a farlo presente nella dentro per i cadini che ci sono, di bonificare la situazione e accogliere quello che è un diritto che ancora esiste e c'è ancora. Grazie. Grazie. Passiamo, non ci sono altri cittadini iscritti a parlare, passiamo alle comunicazioni dei presidenti, alle consiglieri. Presidente, sì. Grazie, buonasera a tutti. Come voi tutti saprete, lunedì non c'è stata la commissione del territorio ed è stata rimandata lunedì prossimo. Ricordo che la commissione del territorio lunedì prossimo sarà congiunta con la commissione ambiente per trattare la questione del territorio 30, in particolare la zona 30 ora di Bergamo, che è nella nostra zona la prima area che verrà modificata e trasformata, mentre invece per quanto riguarda le zone di Milano saremo la terza o la quarta zona, per cui probabilmente, siccome l'avvio delle zone 30 sarà a marzo, la nostra zona 30 verrà fatta dopo l'estate. Ricordo che successivamente tratteremo anche, inizieremo a trattare, dovreste avere già avuto tutti il documento relativo al piano triennale delle opere pubbliche di questo triennio, e in commissione cominceremo a discutere e fare due osservazioni. Chiaramente non decideremo nulla la settimana prossima, ma cominciamo a trattare il documento. Concludo dicendo che, come tutti saprete, avete sicuramente avuto informazioni a mezzo stampa che finalmente la commissione governativa relativa alla N5 ha dato un parere favorevole, quindi sabato prossimo potrebbe essere c'è l'inaugurazione delle due fermate di collegamento tra linea 5. Ci saranno una serie di iniziative collaterali che sono state rinominate a Notte Lilla in concomitanza con l'apertura della linea metropolitana, e quindi da questo punto di vista non c'è da rallegrarsi. Le questioni connesse all'apertura della linea 5 sono relative invece, come abbiamo già cominciato a trattare, le questioni del trasporto su gomma in particolare e su ferro, sui tram, cioè la modifica delle linee di superficie ATM. Voi sapete che tutte le volte che le linee metropolitane si ampliano, succede che vengono riviste le linee di superficie. Abbiamo già esaminato l'apertura della linea 3 con Asina e l'apertura della linea 5 fino a Vignani,
la modifica del diritto statunitense. Alcune modifiche sono state, diciamo, apprezzate dall'utenza e dalla cittadinanza, altre meno. Già adesso siamo in sofferenza per quanto riguarda gli inizi di superficie. Sappiamo che ci saranno delle modifiche che in parte ho già anticipato nella scorsa commissione, alcune possiamo condividere, altre le condividiamo meno. Stiamo organizzando per metà, penso, di marzo un incontro qui in commissione con i funzionari della mobilità AMA e ATM per innanzitutto capire quali sono le modifiche ormai, diciamo così, avviate, che prevalentemente riguardano alcune linee tranviarie, cioè il 7 e il 33, e poi per capire un attimo quali sono le proposte che stanno emergendo anche in funzione delle nostre osservazioni che abbiamo fatto più volte in ambito delle linee superficie su gomma in particolare. Siccome sappiamo che si sta valutando l'accorciamento di alcuni percorsi automobilistici, faccio riferimento all'82, alla 70 e prolungamenti della linea 61-60 e modifiche della linea 42, vorremmo un attimo capire quali sono le idee di ATM, AMAT, eccetera, per capire eventualmente come integrare e chiedere di modificare le proposte di modifica del tracciato. Quindi mi auguro che per metà di marzo possiamo intraprendere questo tipo di approfondimenti in commissione, così da dare una risposta alle esigenze dell'utenza e dei cittadini. Grazie. Grazie, capogruppo Miloni. Grazie Presidente. Io dovrei presentare una mozione che spero raggiunga l'urgenza, che riguarda l'ultima seduta che abbiamo fatto il 13 febbraio scorso, quando sono intervenuti i cittadini e la consigliera provinciale Capotosti, della zona, sia nelle aspi di consigliere provinciale, e soprattutto per le sue affermazioni fatte in aula e registrate, in cui minacciava il consigliere Grigio di militava a segnare dimissioni con le buone giornate. Leggo il testo della mozione. Riteniamo queste affermazioni inaccettabili, tanto più se espresse pubblicamente nel sede di un'istituzione democratica da parte di una persona che riveste un ruolo istituzionale e che dovrebbe conoscere i doveri che gli derivano. La dialettica politica e ideologica possono avere momenti di confronto anche aspri, ma tutti nel rispetto del dettato costituzionale deve essere garantita la libertà di espressione e di azione. Nessuna persona che siede nelle istituzioni democratiche deve essere sottoposta a minacce esplicite o sottintese. Nel proseguimento della seduta, la consigliera provinciale Capotosti interrompeva spesso gli oratori con schiamazzi e sfidava il presidente Beatrice Guccioli, che era costretta a richiamarla all'ordine numerose volte. Considerato tutto ciò, il Consiglio di Zona 9 stigmatizza in modo fermo, deciso e inequivocabile le minacce e i comportamenti della consigliera provinciale Roberto e la sollecita ad inviare formale lettera di scuse, nonché invita l'Assemblea provinciale ad assumere un provvedimento di censura per quanto avvenuto il 13 febbraio nella seduta del Consiglio di Zona 9 e, alla luce di quanto affermato la consigliera in Consiglio provinciale nella seduta del 20 febbraio 2014, chiede dimissioni per le affermazioni offensive nei confronti delle vittime dell'Olocausto. Grazie. Grazie, capogruppo Ferri Pellone. Grazie, Presidente. Allora, in merito a questa mozione non ho partecipato quel giorno e sono contento di questo, perché effettivamente ritengo che quello che si è verificato quella giornata non è certo degno di un'istituzione né comunale né zonale e neanche provinciale. Però non firmerò quella mozione, perché sennò continuiamo un'escalation che abbiamo detto che dobbiamo cercare a un certo punto di interrompere, perché se ogni volta
che c'è qualcuno che parla male di qualche altra cosa, dobbiamo dimostrare e chiedere nuovamente le dimissioni di qualcuno, non ne finiamo più. Secondo me la parola fine è stata detta con grande rispetto per la sua scelta dal consigliere Cripro, che ha fatto un atto importante, che è stato quello di cui gli sono andato anche a dimostrare la mia solidarietà a questa cosa, perché effettivamente quello è l'atto che secondo me chiude e deve chiudere questa vicenda, e deve sottolineare a tutti che l'odio porta odio. Se noi continuiamo a sostenere che ogni volta che succede qualche cosa qualcuno parla male di qualunque cosa, c'è qualcuno che oggi andrà all'Antonello Venditti a dimostrare contro il fatto che lui ha parlato dicendo che delle foibe ci si è stancati. Cioè, non ne usciamo più se continuiamo ogni volta a lamentarci di qualche cosa perché qualcun altro dice qualcosa che noi non pensiamo, siamo noi stessi che non vogliamo rispettare il pensiero altrui. Quindi io rispetto il pensiero di quelle persone e non voglio più sentirne parlare di questa cosa, perché l'odio porta odio, il rispetto invece deve essere fatto per tutti i morti. Chiudo questa parentesi. Invece io volevo presentare una mozione che volevo presentare già il 20 febbraio, ma non c'è stata la possibilità, e soprattutto perché è una mozione che riguarda un po' il come vengono spesi i fondi pubblici, e soprattutto era importante che alla presenza dell'assessore al bilancio, che ahimè non è potuto essere con noi. Anche in questo caso ci aspettavamo un qualche cosa di scritto, ma non è ancora arrivata una giustificazione per iscritto, però lui aveva un importante impegno in consiglio comunale e quindi non è potuto venire da noi. Invece leggo una mozione che riguarda la nuova stazione delle Ferrovie Nord di Bruzzano e le proposte di utilizzare i fondi A2A nelle periferie. Il problema è che la realizzazione del terzo binario della ferrovia Afori Varedo Ferrovie Nord si è impegnata a terminare entro marzo 2014 e si creerà una nuova stazione a Bruzzano. Il comune di Milano aveva previsto un piano di lottizzazione nelle vicine. Io parlo lo stesso anche se non frega proprio a nessuno. Sì, però consiglieri, se non siete interessati a questi come ad altri interventi, come dico purtroppo tutte le volte, potete anche uscire, cioè resti in aula solo chi è interessato, perché è davvero fastidiosissimo sia per chi interviene sia per chi cerca di ascoltare tutto questo brusio in sottofondo, che purtroppo ultimamente non è neanche più brusio. Grazie Presidente. Niente, il considerato che le conclusioni della nuova stazione è ormai prossima e c'è stata delle opere di urbanizzazione previste intorno, sia il parcheggio, sia un'area pubblica, sia anche alcuni accessi alla viabilità per questa stazione, non ci sono, e abbiamo interpellato l'assessore Maran, il consigliere Gallera ha fatto un'interpellanza e ci è arrivata una risposta in cui si dice che nessuna modifica verrà fatta in via Giudista Pasta, che non esiste la possibilità di realizzare il parcheggio pubblico perché non ci sono i fondi e poi perché la proprietà di quel piano di lottizzazione non è riuscita ad andare avanti e quindi ci troviamo in questa situazione. La chiusura del passaggio a livello in via Oroboni creerà un isolamento del quartiere di Bruzzano nelle zone limitrofe, e l'amministrazione parla soltanto di opportune verifiche tecniche senza nulla specificare né nei modi e nei tempi per una sua risoluzione, e quindi ancora niente. Quindi noi chiediamo al Consiglio di zona, e mi auguro che anche questa possa essere una mozione che non deve avere una maggioranza e un'opposizione, perché qui si tratta di chiedere che il Presidente di zona si impegni a far sì che attorno a questa nuova stazione di Bruzzano si creino delle possibilità per rendere più vivibile i nostri quartieri e le nostre periferie, e chiedere all'assessore Maran di trovare al più presto i fondi per predisporre tutte queste opere necessarie e soprattutto di dare un'area spazio pubblico che era stato promesso ai cittadini in quella zona, e quindi non avere una cattedrale nel deserto che è una bella stazione e poi tutto intorno degradato. Chiediamo anche magari di utilizzare i fondi del 5% della 2A, che in questi giorni sarà anche un dibattito in Consiglio Comunale su come spenderli, per rilanciare le periferie. Penso che sia una mozione che potremmo effettivamente condividerla tutti, perché si tratta di un problema che riguarda non un partito ma una zona, e soprattutto il rilancio delle periferie che in questo periodo non vengono prese in considerazione.
questi ultimi 25 anni. Consigliera Newsday. Grazie Presidente, buonasera. Sì, io ricordo a proposito della mozione di Fede Pellone che il consigliere Todaro ha protocollato una richiesta per convocare una commissione territorio al riguardo. Quindi sarebbe auspicabile che i tecnici... che i tecnici del comune vengano invitati e possiamo avere questa commissione. Io vorrei fare delle richieste alla Presidente Fregoni riguardo all'ultima commissione che abbiamo fatto, l'ultimo sopralluogo di Via Ponale che abbiamo fatto il 5 di febbraio, ma dal quale non è scaturito ancora nessuna delibera e credo che sia importante relazionare i settori competenti riguardo ai problemi che probabilmente comunque sanno già, quindi il presidente della commissione commercio, ricordo che avevamo fatto una richiesta per avere la relazione sui sopralluoghi dei mercati di Via dei Capitani e non ricordo qual era l'altro. Poi ho una mozione urgente riguardo proprio alle valutazioni sul programma triennale delle opere pubbliche. Noi tre settimane fa al Presidente della Commissione Territorio avevamo richiesto con una lettera, con una richiesta scritta di invitare il responsabile dei lavori pubblici delle opere pubbliche a una commissione proprio per agevolare questo lavoro che facciamo e che generalmente non è molto considerato, nel senso non c'è continuità. Non c'è una verifica di quello che è stato deciso l'anno prima e quindi è un po' un lavoro io direi senza senso, lasciato lì, è quasi un dovere che facciamo ma non ha nessun tipo di risultato. Inoltre viene sempre inviato questo file PDF su cui non si può fare nessun tipo di elaborazione, c'è un elenco lunghissimo di roba che non può essere ordinata per zona, per costo, per ente, niente, non possiamo fare nessun tipo di lavoro. Quindi la mozione è urgente ed è urgente perché siccome avevamo chiesto questa commissione, avevamo chiesto in anticipo proprio prima della valutazione sul programma triennale questo incontro con responsabile che si chiama Papetti, chiediamo proprio che venga rinviata la commissione adatta da destinarsi, ma che in anticipo a questa ci sia invece una commissione in cui viene invitato Papetti per avere un lavoro più continuativo e collaborativo al riguardo. Vi leggo soltanto il dispositivo. Si chiede al Presidente della Commissione Territorio che l'argomento prima valutazione sul programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016 si è messo all'ordine del giorno di una commissione territorio successiva all'incontro con il direttore centrale tecnico Massimiliano Papetti. Si chiede inoltre al Presidente del Consiglio di Zona 9 che si adoperi per richiedere ai settori competenti la documentazione in formato di foglio elettronico. E l'ultima cosa è, noi abbiamo fatto una commissione sulle aree scuola, diciamo la sicurezza intorno alle aree scuola. Io credo che sia importante finire quella, fare una delibera, visto che abbiamo raccolto suggerimenti dai direttori e dai genitori e poi eventualmente iniziare un nuovo lavoro. Quindi non capisco questi lavori che vengono iniziati e lasciati un po' a metà. Grazie. Consigliere Pellegrini.
Grazie Presidente, buonasera colleghi. Questa sera presento alcune segnalazioni che derivano da mail inviate da cittadini che ci segnalano alcune anomalie. Una tratta del passaggio pedonale di Via Nota a Via Rodi, l'altra è un cordolo del marciapiede di Via Thomas Mann, abbastanza evidente, si richiede la manutenzione. L'altro ancora l'incrocio, in prossimità dell'incrocio proveniente da Sesto in direzione Via Ponale, c'è il manto stradale con numerose buche, disconnesso, si chiede la manutenzione anche qua. Si chiede qua la manutenzione del tratto stradale di Viale Berbera, incrocio semaforico Suzzani. In questa segnalazione è molteplice, ci sono anche due tombini sfondati, si citano i riferimenti, si chiede la il ripristino della sicurezza. Un'altra ancora tratta delle protezioni del marciapiede in via Thomas Mann, sono le protezioni che sono a lato del marciapiede della scuola primaria e medie e che sono in stato di avanzato deterioramento, nel senso che sono piene di ruggini e hanno delle saldature, degli stacchi tra i passanti, e quindi si chiede una verifica ai settori e nel caso l'intervento. Un altro ancora è il tratto del marciapiede di Sestato in via Ponale, angolo viale Suzzani, dove vicino al pianto semaforico c'è un tratto dove probabilmente sono avvenuti dei lavori mesi fa e si sono dimenticati probabilmente di asfaltare. Un altro invece tratta ancora del passaggio pedonale di via Venosta, viale Sarca, e anche questo si chiede innanzitutto anche di ripristinare la segnaletica, perché ormai le strisce non si vedono più, e colmare e sistemare il manto stradale. Noi come gruppo Lega Nord ci impegniamo sempre a portare avanti, grazie alla rete dei cittadini che si è creata attorno a noi, diamo una mano all'amministrazione, consapevoli del nostro ruolo, chiediamo però un impegno costante anche nelle risposte, perché è vero sì che le risposte sono avvenute, ci sono state date settimana scorsa, ma è vero anche che ne mancano molte altre all'appello. L'assessore Granelli è arrivato, manca però Maran, manca Maiorino, mancano altri assessori che probabilmente fanno orecchie da mercanti, però la Lega non si dimentica e a breve inoltrerà a tutti gli assessori la lista delle interrogazioni a cui non ha risposto. Chiudo con un inciso: ho ricevuto diverse mail da cittadini della zona 9 riguardo l'articolo che è uscito settimana scorsa su Mensile, che esaltava in prima pagina la sistemazione dell'incrocio Testi Ponale. Io voglio solo dire una cosa: io sono contento di ciò che è avvenuto, però sarebbe carino che anche questi mensili portino almeno i fatti in maniera precisa e qualche volta il riconoscimento. La Padania è un mensile politico, credo che il Zona 9 non lo sia, è un quotidiano, scusate, però è proprio una questione di, perché questo me l'hanno fatto capire i cittadini che votano il PD tra parentesi, e si sono rimasti imbarazzati per come è stata data questa notizia e l'enfasi che è stata data a questo intervento, che ringrazio comunque tutti i consiglieri, perché è vero che è quello che è avvenuto in quell'incrocio, che è una cosa piccola ma importante, è avvenuto da questo consiglio di zona, ma è altrettanto vero che questi mensili sappiano che la gente ci legge e legge, quindi sa cosa avviene. Siate più sinceri, dite all'editore di questi mensili di essere un po' più intellettualmente onesto, proprio per dare ai cittadini, non a noi, ma ai cittadini, far capire cosa davvero avviene in questo consiglio. Grazie. Grazie. Consigliere Bina. Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Due segnalazioni. Sono stati da poco rifatti
alcuni campi giochi nella nostra zona. Mi riferisco in particolare a quello di Viale Suzzani, dove è stato tolto il campo da basket che c'era ed è stato sostituito con un campo giochi attrezzato per bambini, e anche il campo giochi che c'è in via Murat, angolo via Populonia, dove sono stati rifatti i giochi, e in quest'area sono stati inseriti anche dei giochi per bambini diversamente abili. Nei giorni scorsi hanno completato i lavori intorno a questi nuovi campi giochi attrezzati, ma a mio avviso c'è qualcosa che non funziona. Per quel che riguarda il campo di Suzzani, è stato fatto il camminamento che porta all'area attrezzata e da un lato, quindi su uno dei due camminamenti, è stato fatto anche lo scivolo per permettere alle mamme che portano i bimbi con le carrozzine di poter accedere all'area, che è leggermente sopraelevata, senza difficoltà. Dall'altra parte invece c'è ancora il cordolo, proprio il cordolo, e quindi obbliga le mamme a alzare la carrozzina per diciamo portarsi ad altezza del campo giochi. Ora, i lavori sono stati fatti su ambo i lati nello stesso giorno, allora non si capisce come mai da una parte è stato fatto lo scivolo e dall'altra no. Logica vorrebbe che se io faccio due accessi a quest'area attrezzata, faccio ad entrambi gli accessi, abbatto le barriere architettoniche. Stessa cosa sul giardino di Murat Populonia. In questo caso, addirittura, essendo parte di questo campo giochi attrezzato riservato ai bambini e ai ragazzi con disabilità, è evidente che a maggior ragione bisognerebbe abbattere tutte le barriere architettoniche che impediscono l'accesso facilitato a queste aree attrezzate. Ebbene, su Murat e Populonia due scivoli sono stati fatti, il terzo no. Terzo no, che è vicino fra l'altro all'incrocio che la gente utilizza per raggiungere l'area attrezzata. Allora io chiedo al Presidente della Commissione Ambiente se può inoltrare queste segnalazioni ai settori e tecnici, in modo tale da capire perché sono state fatte queste scelte e se è possibile, limitatamente alle disponibilità economiche, limitatamente tutto quello che vogliamo, ma in un tempo ragionevole andare a sanare queste che a mio avviso paiono due stranezze. Grazie. Grazie consigliere Bina. Vicepresidente Lo Consolo. Grazie Presidente. Brevemente solo per annunciare che il giorno 6 di marzo avremo in Commissione Educazione, convocata di giovedì contrariamente al solito alle 18, avremo il responsabile dottor Zaia Cometti delle liste d'attesa nidi e materne e della formazione dei criteri per l'introduzione nella graduatoria dei bambini. Sarà ospite con noi anche il dottor Azzollini, che è del gabinetto dell'assessore all'educazione. Per quanto invece riguarda un'altra notizia, diciamo, che riguarda la scuola in questi giorni, il vigile che è stato assegnato all'incrocio a Stesani Sand oggi è stato comunicato che è stato assegnato in via definitiva, almeno fino a quando non ci saranno interventi radicali che rendano sicuro l'attraversamento dei bambini, anche in considerazione del fatto che nell'area c'è stato un incidente grave, con la morte purtroppo di una signora, e non si può certamente rischiare che questo avvenga per i bambini che vanno a scuola.
Ultima cosa, ho seguito in questi giorni la partenza di un nuovo pedibus in zona, nel senso che mi hanno chiamato i genitori che erano venuti in commissione a parlarne, genitori che fanno parte dell'elementare Fabriano e dell'elementare Iseo, hanno deciso di far partire il percorso pedibus, ma lo stavano facendo partire in modo del tutto spontaneo. Ho contattato l'ufficio pedibus del comune di Milano, così avranno, diciamo, probabilmente settimana prossima il vigile che controllerà entrambi i percorsi per vedere se ci sono delle criticità, e poi verrà effettuata l'iscrizione, la consegna della pettorina, in modo che, insomma, altre due scuole avranno questo servizio. Credo di aver ultimato le comunicazioni, grazie. Grazie vicepresidente Lo Consolo, presidente Tucci. Tucci. Presidente Tucci, poi presidente Quattrociocchi, capogruppo la terza. Grazie. No, era solo una comunicazione. Abbiamo dato vita al gruppo che dovrà analizzare e lavorare per la Verde Estate 2014. Io sto aspettando ancora dai gruppi, quantomeno dell'opposizione e del gruppo misto, che mi vengano dati i nomi. Per cui chiedo gentilmente di mandarmi, o me li date adesso, me li scrivete su un pezzo di carta e via dicendo, perché dobbiamo convocare la prima riunione. Quindi se no io vado avanti con quelli della maggioranza che hanno dato i nomi. E ho capito, ma se nessuno, sono già tre settimane, nessuno dice niente, non è vero che non l'ho chiesto, Giovanotto, non dire che non l'ho chiesto, perché a voi ho chiesto, sì, consiglieri, chi fa parte del gruppo, quindi grazie. Presidente Quattrociocchi. Sì, una comunicazione, è arrivata una quota della COSAP alla zona di 3.100 euro sostanzialmente, che potrebbero essere utilizzate comunque nelle prime iniziative da qua a marzo-aprile. Auspichiamo ovviamente che questa quota, che è la prima tranche per tutta una serie di iniziative che sono state programmate già in queste settimane, venga comunque rivalutata e rivalorizzata. Quindi abbiamo già comunque questa piccola quota che comunque già è importante e significa un significato importante da parte dell'amministrazione, che comunque decentra tutta una serie di risorse. Per quanto riguarda invece l'altra questione molto importante è l'inaugurazione della Lilla. Noi abbiamo avuto numerosissimi incontri, oltre che due commissioni in zona, per quanto riguarda l'inaugurazione. Scusate, della Lilla. Mi sembra che siano delle informazioni utili affinché ciascuno di voi, ciascuno di noi possa partecipare a questi eventi, onde evitare poi di dover inviare inutilmente dei memo, visto che mi sembra questa la sede più idonea. Scusi, presidente Tucci. Presidente Tucci, per favore. No, ho capito, ma non si gira per l'aula. Da sempre, purtroppo anche i suoi colleghi vedo che non si interessano della cosa. Comunque, stanno dando. No, grazie, lo dice a qualcun altro, non al presidente di zona, prego. Dicevo, mi sembra che stiano dando delle informazioni utili a tutti, in modo tale che possiate partecipare. Vi informo che non verrà mandata alcun'altra comunicazione, quindi prendete bene nota delle date e degli orari. Sì, sono state fatte numerose riunioni per quanto riguarda appunto questa inaugurazione della MM Lilla, che si tiene sabato e domenica. Sabato in realtà è la grande inaugurazione, poi tutta una serie di attività che si svilupperanno in tutta la zona Isola Garibaldi per quanto riguarda appunto tutta una serie di location che sono state coinvolte numerosissime associazioni della zona, ma anche a livello centrale è stato fatto uno sforzo economico molto importante.
con il capo del gabinetto del sindaco Baruffi e tutta una serie di interlocutori e tutti gli assessorati, abbiamo fatto numerosissime riunioni sulle quali poi noi tra l'altro anche in zona abbiamo fatto due commissioni informative, l'ultima venerdì, per quanto riguarda appunto l'inaugurazione. Io vi do degli, al di là del fatto che sabato e domenica all'isola ci saranno, tra Isola e Gaio Lenti, ci saranno tutta una serie di iniziative varie che metteremo comunque sul sito, saranno pubblicizzate da Metro 5, da Metropolitana Milanesi, da TM, dal Comune di Milano, dal Consiglio di Zona, che ovviamente saremo... No, niente, io volevo comunque dare degli step per chi è interessato. Alle 13 ci sarà alla Stecca la prima grossa inaugurazione del, appunto, MM5. Alle 15 ci troveremo tutti sempre in zona Volturno. Alle 17.30 sempre in zona Volturno avremo questo alle 17.30 questo incontro con la premiazione dei lavori dei bambini fatte da decine di associazioni della zona. Noi avremo poi la partenza da Garibaldi sempre sabato e alle 7 ci troveremo tutti in Volturno con ovviamente sindaco, assessori, consiglieri comunali e quant'altro in via Volturno, dove ci sarà l'inaugurazione su via Volturno di fatto della MM Lilla. Poi alle 21.30 avremo i Cataclò, che sono un importante gruppo di acrobati che su Gaio Lenti con un palco enorme faranno tutta una serie di esibizioni molto, molto carine, molto importanti, gratuite, e quindi diciamo che la giornata sarà molto ricca di eventi e iniziative. Alla sera. Poi avremo anche la domenica sul Cavalcavia Bussa e ancora in tutta l'isola avremo tutta una serie di iniziative che sono fatte dal Teatro Verdi Buratto, dall'isola di Cantieri Isola, avremo poi di fatto anche Milano Cultura, l'associazione Milano Cultura, che svilupperà sul Bussa tutta una serie di attività, quindi avremo una situazione molto ricca con la quale poi speriamo che l'isola partecipi, ma non solo l'isola ma tutta Milano, perché di fatto Garibaldi sarà il polo più importante dal punto di vista della comunicazione e della circolazione su Milano, ma non solamente su Milano ma sulla Lombardia. Quindi vi invitiamo a partecipare a questi due giorni, credo che almeno su questi due giorni, ma poi in realtà anche oltre, ci saranno tutta una serie di attività che coinvolgeranno l'intera isola. Anche in via Boltraffio ci sarà la chiusura del traffico organizzata con tutta una serie di eventi organizzati dal DUC Isola con la partecipazione dei commercianti, artigiani della zona, e quindi vi invito a partecipare se volete. Capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Funziona? Presento una mozione diciamo, in cui chiedo, indirizzata al Presidente del Consiglio di Zona 9 e al Presidente della Commissione Territorio. L'oggetto è la messa in sicurezza di un attraversamento pedonale di Viale Fulvio Testi 89. Premesso che l'amministrazione deve mettere in atto tutte le azioni possibili per mettere in sicurezza i cittadini, che Viale Fulvio Testi è un viale ad alta percorrenza, che quasi tutti gli attraversamenti pedonali di Viale Fulvio Testi e Viale Zara sono stati ammodernati e resi sicuri, constatato che il passaggio pedonale di Viale Fulvio Testi 89 è fornito di semaforo pedonale, il percorso di attraversamento non è caratterizzato da un percorso ad S, così come altri attraversamenti, come per esempio l'attraversamento in Viale Fulvio Testi, altezza Via Dolcebuono. Si chiede al Presidente di questo Consiglio di Zona e al Presidente della Commissione Territorio di interessare gli organi competenti al fine di mettere in sicurezza l'attraversamento di Viale Fulvio Testi 89 in modo simile ad altri già realizzati su Viale Fulvio Testi, per esempio Viale Fulvio Testi attraversamento Dolcebuono o come Viale Zara attraversamento via Budua.
La seconda richiesta è un'interrogazione al Presidente del Consiglio di Zona 9 e al Presidente della Commissione Territorio, che riguarda un po' qual è stato, quali sono state le azioni che sono state, diciamo, portate avanti. Quindi l'oggetto è esito ed iniziative a seguito della delibera del Consiglio di Zona 9 numero 90 del 2012, discussa in Consiglio il 15 marzo 2012, avente per oggetto mozione relativa agli spigoli vivi non protetti sulle aiuole di Viale Fulvio Testa e Viale Zara verso i viali centrali ad alto scorrimento. Quindi, premesso che in data 15 marzo il Consiglio di Zona 9 ha deliberato la mozione avente per oggetto quanto suddetto, considerato che non è pervenuta alcuna risposta ai consiglieri, si chiede al Presidente di questo Consiglio di Zona qual è stato l'iter della mozione suddetta. Ovviamente un attimo per capire se quella mozione, quella delibera del Consiglio di Zona 9 appunto del 15 marzo 2012 ha poi ricevuto risposta dagli organi competenti. Infine rendo noto al Consiglio e quindi anche al Presidente in maniera ufficiale che avevo fatto una richiesta di accesso agli atti in cui avevo chiesto le relazioni di tutte le iniziative che abbiamo portato avanti nel 2013, e faccio una seconda richiesta di accesso agli atti, lo rendo noto anche al Consiglio, che riguarda tutte le richieste di contributo, di patrocinio, di finanziamento e tutte le segnalazioni pervenute e protocollate da associazioni, cittadine ed altro verso tutti i presidenti di commissioni e verso tutte le commissioni del Consiglio di Zona 9 durante l'anno 2013. Ovviamente queste informazioni servono al nostro gruppo per portare avanti il mandato elettorale. Non c'è nessun altro consigliere iscritto a parlare? Passiamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere De Lorenzo, consigliere Rossi e consigliere Faregna. De Lorenzo, Rossi, Faregna. Non ci sono verbali da ratificare. Passiamo quindi al punto numero 1, surroga del consigliere dimissionario Leonardo Cribio. Come sapete Leonardo Cribio si è dimesso, considerato che dal verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale risulta primo dei non eletti nella lista del partito sinistra per Pisapia, Federazione della Sinistra, il signor Giancarlo Crippa, che con nota in data 14 febbraio ha dichiarato che nulla osta la surroga del consigliere dimissionario Leonardo Cribio, non sussistendo a proprio carico alcuna delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalle norme vigenti. Si invita codesto consiglio a procedere alla surroga del consigliere Leonardo Cribio con il suddetto candidato Giancarlo Crippa. Siamo in votazione. Bravissimi. 21 di Ingeoli.
Presidente, ho preso a favore stamattina. Però c'è bisogno di vedere. Posso fare così? Vecchino, mi hai errato un po', mi avete cacciato. Hai banco, ma trovi mezzo. Dov'è la testa del ministro della Coppa? Un attimo, ce la possiamo fare. Allora, dichiaro chiaramente un voto favorevole per la surroga e chiudo la votazione. Presenti 32 più la sottoscritta 33, favorevoli 32 più la sottoscritta 33, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro il mio voto favorevole per l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 30 più la sottoscritta 31, favorevoli 30 più la sottoscritta 31, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 2, convalida dell'elezione del consigliere subentrante Giancarlo Crippa. Come sopra, come nel caso precedente, verificata la mancanza di situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste a norme di legge, si chiede a questo Consiglio di dare parere favorevole alla convalida dell'elezione del consigliere subentrante Giancarlo Crippa. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 34, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 0, approvato. Diamo il nostro benvenuto al consigliere Crippa.
Passiamo al punto numero 3, modifica dei componenti effettivi delle commissioni istruttorie. Sempre a seguito delle dimissioni del consigliere Leonardo Cribio sono state modificate i componenti, inserendo appunto nelle varie commissioni il consigliere, il neoconsigliere Crippa. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Favorevoli presenti 35, favorevoli 35, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 31, contrari 1, astenuti 0, approvato. Passiamo quindi al punto numero 4, approvazione dell'iniziativa presentata dall'Associazione di Solidarietà Familiare Familiarmente per la realizzazione del progetto denominato Via Dolce Via Festa di Primavera. La parola al Presidente della Commissione Commercio e Attività Produttiva, Andrea Quattrociocchi. Allora, la Commissione di Commercio e Attività Produttive, riunitasi il giorno 14 febbraio 2014, ha approvato a maggioranza, dopo ampia discussione, di sostenere e patrocinare l'evento proposto dall'Associazione Familiarmente, chiamata Via Dolce Via Festa di Primavera, prevista per la giornata di sabato 10 maggio 2014. La finalità della giornata è quella di coinvolgere il territorio e i cittadini di Ergano, rafforzare il senso di appartenenza al quartiere, dando la possibilità agli abitanti di farsi loro stessi promotori della zona che abitano. Una via che non solo per un giorno diventi una social street, promuovendo la conoscenza delle realtà artigiane, l'aggregazione, la valorizzazione e l'incontro tra gli abitanti con tutte le realtà commerciali ed associative presenti. I soggetti coinvolti nell'organizzazione e fruizione dell'iniziativa saranno almeno 30, tra scuole, artigiani, comunità di cittadini, commercianti, circa il 70% delle attività produttive presenti nelle vie interessate. Si svilupperanno durante la giornata numerosi eventi e laboratori come quello della ceramica e di degustazione, laboratori di giochi per bambini, di recupero mobili e molto altro. In considerazione delle iniziative descritte, la Commissione approva a maggioranza la concessione di un finanziamento MAP di 1.100 euro e, compatibilmente con la disponibilità economica presso il settore zona 9, di esentare totalmente dalla tassazione COSAP l'intero evento. Voglia pertanto, con questo onorevole consiglio, approvare l'iniziativa sopra descritta. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 27, contrari 1, astenuti 3, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 5, concessione di patrocinio gratuito e concessione gratuita dell'auditorium di Via Cagranda all'Associazione Centro Orientamento Educativo COE per la proiezione di film e dibattito dal titolo Dal cinema nuovi sguardi sulla società multiculturale per una città aperta, solidale e accessibile. La parola alla Presidente della Commissione Cultura, Vanessa Senesi. Grazie Presidente. Io la do per letta, l'associazione ha fatto un'audizione nel 2013, ha presentato qui il progetto che si è spalmato su parecchi mesi perché c'è stato bisogno di una ricognizione, di una serie di programmazioni di attività sul territorio
si concretizza con una serie di incontri in quest'ultima fase aperti al pubblico e agli operatori, quindi dato che il Consiglio di zona ha sostenuto tutta la parte operativa, mi sembra corretto dare loro lo spazio per presentare il filmato e presentare anche l'attività alla zona. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente. No, io volevo intervenire solo su quanto successo in commissione. Avevo inviato una mail ai due presidenti prima della commissione in oggetto, che lamentava il fatto che forse un'ora non era sufficiente per trattare i punti. Questo punto è stato trattato ben 10 minuti dopo l'orario di chiusura della commissione. Semplicemente questo, siccome non è la prima volta che accade di andare un po' lunghi nelle commissioni, soprattutto in quel caso lì che ce n'era una immediatamente dopo, che era la commissione educazione, per rispetto anche dei consiglieri della commissione successiva, chiedo di calcolare bene i tempi la prossima volta per poter discutere ampiamente delle problematiche, delle iniziative che si vengono portate in commissione. Sicuramente si era valutato che forse era sufficiente un'ora, come abbiamo visto purtroppo non è bastata. Detto questo, non è che dico se succede una volta è una cosa grave, ma siccome non è la prima volta che capita, chiedo semplicemente di stare un po' più attenti con le tempistiche, anche perché nel caso specifico io alle 7 ho dovuto lasciare la commissione perché avevo preso un altro impegno. Certo è una cosa mia personale, però se aver saputo che la commissione sarebbe finita alle 7:30 piuttosto che alle 7, magari l'appuntamento che avevo preso dopo l'avrei preso mezz'ora dopo e avrei potuto partecipare alla commissione compiutamente. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Volevo avere un chiarimento. Questa concessione di patrocinio è relativo a quell'associazione che abbiamo visto 4-5 mesi fa, che è stato proiettato all'interno del Consiglio il cortometraggio, che poi si era posticipata la cosa perché c'era qualcosa che... grazie. Se non ci sono altri interventi di altri consiglieri, dà la parola per la replica alla Presidente Senesi. La ringrazio, consigliere De Lorenzo. Accolgo l'invito del consigliere Abbiati. Credo che in Commissione Cultura non siamo mai andati lunghi. Spiego semplicemente che cosa è successo. Il punto prima aveva appassionato molto nei dettagli la commissione, mi è sembrato cortese lasciare lo spazio alla discussione, anche perché la presentazione era più un fatto formale che una vera istruttoria, dato che avevamo già affrontato nel dettaglio tutta l'attività, era semplicemente condividere l'esigenza di dare uno spazio. Per questo che sono andata molto veloce nella trattazione, per permettere ai consiglieri che esprimevano interesse nel punto precedente di entrare più nel dettaglio. Terrò presente comunque la sua segnalazione. Grazie. Mettiamo quindi in votazione la proposta. Siamo in fase di votazione del punto numero 5. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 25, contrari 5, astenuti 5. Approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 21, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo al punto numero 6.
definizione dei criteri per la ripartizione dei fondi per il diritto allo studio anno 2013-2014. La parola alla Presidente della Commissione Educazione, Antonella Lo Consolo. Grazie Presidente. Non leggerò l'intera delibera, l'abbiamo dibattuta in tre commissioni consecutive. Diciamo, evidenzio soltanto le novità rispetto a quella dell'anno scorso. Abbiamo inserito anche gli alunni BES, cioè bisogni educativi speciali, e poi abbiamo inserito, per quanto riguarda la quota progetti, il fatto che per partecipare al progetto destinato ad alunni con disabilità o ad allievi CNI, cioè di cittadinanza non italiana, o in disagio economico documentato, cioè con ISE corrispondente alla gratuità, le scuole dovranno raggiungere il numero di 5 allievi con disabilità o 10 allievi CNI o in disagio economico documentato, e che le scuole che non raggiungono questi numeri possono presentare progetti in rete con altre scuole della zona 9, e l'importo sarà assegnato, sarà ripartito proporzionalmente al numero degli alunni o studenti. Credo non ci sia null'altro, e comunque naturalmente sono a disposizione se ci sono domande. Grazie. Grazie Presidente Lo Consolo. Consigliere Ferrando. Sì, grazie. Grazie Presidente. Sì, volevo dei chiarimenti dalla Presidente, pur non sono riuscito purtroppo a partecipare alla discussione in commissione, pur essendo un argomento di grande interesse. E, a mio avviso, ci sono degli elementi, come per esempio la novità che lei ha illustrato poc'anzi, cioè il fatto che il progetto deve essere destinato almeno a 5 allievi con disabilità, ma anche il punto 4, che le chiedo se è un punto nuovo rispetto all'anno scorso oppure sempre lo stesso, c'era già l'anno scorso, ok, che introducono a mio avviso degli elementi discriminatori per le scuole che dal punto di vista economico non riescono ad accogliere sufficienti appunto allievi con disabilità. Il punto qual è? Il punto è che appunto alcune scuole, non solo quelle paritarie, hanno problematiche appunto nell'accoglienza degli alunni disabili, perché innanzitutto va ricordato, una cosa che pochi sanno, che l'accompagnamento per la disabilità è garantito dallo Stato per sole 18 ore, non per la totalità della presenza del disabile o dell'alunno CNI nella scuola. Cioè, quando si parla appunto del famoso sostegno, normalmente si pensa che uno che ha sostegno ce l'ha sempre. No, questo non è vero. Cioè, la situazione attuale è che viene garantito per 18 ore sulle almeno 30, quelle che sono del... accade che spesso è necessario invece garantire per intera durata, perché gli alunni appunto spesso fortemente disabili hanno bisogno di assistenza continua, e per cui in ogni caso questo va a carico delle famiglie inevitabilmente. Ci sono certe scuole che cercano di integrare o di fare delle raccolte fondi per aiutare queste famiglie, per cui, come dire, c'è uno sforzo economico già in quella direzione lì, e faticano poi comunque a aiutare le altre famiglie che cercano di iscrivere appunto i propri figli. Se introduciamo questo elemento di in qualche modo filtro, solo le scuole che per tra virgolette così fortuitamente potremmo dire hanno raggiunto questi 5 o 10 possono accedere a questi fondi. E a mio avviso non è corretto. D'altronde già i punteggi ovviamente danno più fondi a chi ha più
casi particolari, appunto, come i visai delle lunghe con disabilità o i CNI. Per cui già di per sé questi criteri ovviamente forniscono più fondi, danno più fondi alle scuole che hanno più situazioni di difficoltà. Aggiungere questo ulteriore elemento, a mio avviso, è discriminatorio, perché appunto fa fuori le scuole che non riescono a star dietro alle situazioni e dunque hanno i loro numeri al di sotto di quelli che voi indicate. Per cui volevo un chiarimento in questo senso. E cioè, qual è la motivazione che ha spinto a questo? Perché, ripeto, per me è discriminatoria. E in secondo luogo, dunque, arrivare a proporre una eliminazione di quel criterio sui 5 allievi con disabilità e 10 allievi CNI. Grazie. Se non ci sono altri interventi o richieste, Presidente Lo Consolo. Grazie Presidente. Dunque, per quanto riguarda il punto numero 4, ne abbiamo già ampiamente dibattuto l'anno scorso e il punto è identico. Non sono io a specificare che c'è questo obbligo, ma è la legge dell'ottobre 2008 e poi la regolamentazione Gelmini del 62 del 2000. E queste stabiliscono gli obblighi per le scuole paritarie, quindi non sono io a dire questo, ribadisco soltanto il concetto che questo obbligo di legge va rispettato nel senso che nel momento in cui si gestisce una scuola paritaria, nel calcolo della retta va calcolato anche l'ulteriore spesa per i bambini disabili che non è un'ulteriore spesa che può gravare sulla famiglia del bambino disabile, ma deve essere equamente ripartita al netto dei contributi specifici tra tutti gli iscritti alla scuola. È come un costo, come l'elettricità, come il riscaldamento, è un costo che va ripartito tra tutte le famiglie. Tengo anche a sottolineare il fatto che io non ho escluso le scuole, non ho proposto un'esclusione per le scuole, ma un fatto che si debbano mettere in rete. Vi faccio un esempio. Noi in zona 9 abbiamo scuole che hanno 100 allievi CNI su 140, quindi una percentuale del oltre il 60%, adesso a Spagna vado, e poi abbiamo appunto scuole che hanno uno o due allievi CNI. Siccome il contributo alla fine è uguale per tutti, quest'anno è stato 700, il contributo sul progetto è stato di 700, adesso non mi ricordo esattamente, ma 739 circa euro per ogni scuola che ha aderito presentando un progetto, non è logico che 739 euro identici vadano alla scuola che ha 100 casi e alla scuola che ne ha uno. Allora, per permettere a tutti di partecipare, si possono mettere in rete e in quel caso sarà ripartito tra le scuole la cifra che viene data a tutti, che per quest'anno è stata 700. E rotti, l'anno 21 potrebbe essere di più o di meno a secondo del numero di scuole che partecipano presentando il progetto. È tutto qua. A nessuno viene proibita la partecipazione, nessuno è escluso. Grazie. Grazie Presidente Lo Consolo. Consigliere Ferrando. Prego. Per dichiarazione di voto, sì. Diciamo che il nostro gruppo ribadisce quegli elementi di forte perplessità, cioè di contrarietà rispetto comunque alla posizione che prende questa maggioranza, per cui noi voteremo contro. Grazie. Mettiamo in votazione la proposta di delibera.
Siamo in fase di votazione del punto numero 6, chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 23, contrari 10, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo, il punto numero 7, parere circa le proposte di modifica delle postazioni già esistenti e istituzione di nuove postazioni relative agli artisti di strada. La parola al Presidente della Commissione Commercio, Andrea Quattrociocchi. Meglio. La Commissione Commercio ed Attività Produttive e Cultura, riunitesi congiuntamente in data 14 febbraio, hanno approvato a maggioranza, dando parere favorevole, dopo ampia discussione, l'integrazione di nuove 5 postazioni per gli artisti di strada. Sono queste 5, è un'integrazione alla delibera fatta già l'anno scorso. In commissione abbiamo portato le foto delle postazioni. Sostanzialmente sono postazioni più appetibili commercialmente. Ricordo che l'obiettivo era ed è quello di decentrare il più possibile questo tipo di attività artistiche anche in zone periferiche, e quindi il lavoro continua anche in questo senso. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione la proposta di delibera. Siamo in fase di votazione del punto numero 7. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 26, contrari 5, astenuti 3, approvato. Passiamo al punto successivo, punto numero 8, parere concernente il permesso di costruire dell'immobile, sito in via De Castiglia 8. La parola al Presidente della Commissione Territorio, Luca Simi. Allora, la Commissione Territorio, a seguito della riunione tenutasi in data 17 febbraio 2014, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere negativo in merito al permesso di costruire dell'immobile sito in via De Castiglia 8. Trattasi di un intervento di utilizzo del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 2005, piano casa, che propone... che propone la chiusura delle logge esistenti sia sul fronte strada che sul lato cortile, non tenendo conto della necessaria armonizzazione della facciata del condominio di recente edificazione. Pertanto, la proposta progettuale non si inserisce correttamente nel contesto socioambientale del quartiere. Voglio pertanto, codesto onorevole consiglio, approvare quanto proposto dalla Commissione. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 29, contrari 1, astenuti 2, approvato. Parere concernente, passiamo al punto 9, parere concernente il permesso di costruire convenzionato per il cambio di destinazione d'uso con opere degli immobili siti in via Luigi Ornato 140. La parola sempre al Presidente della Commissione Territorio, Luca Simi.
Allora, la Commissione Territorio, a seguito della riunione tenutasi in data 17/2/2014, esaminata la documentazione tecnica, ha approvato a maggioranza la proposta di esprimere parere favorevole in merito al permesso di costruire convenzionato per il cambio di destinazione d'uso con opere degli immobili siti in via Luigi Ornato numero 140. Trattasi di un intervento di parziale cambio di destinazione d'uso da produttivo a residenza, come da convenzione allegata. Si propone la totale monetizzazione della dotazione territoriale per servizi e si indicano le seguenti priorità per l'impiego dei proventi scaturenti dalla stessa: riqualificazione generale dell'area posta ad est del complesso immobiliare in oggetto, compresa tra le vie del Regno Italico e via Guido da Velate, con sistemazione a verde piantumato e prolungamento della via Tremiti fino alla via del Regno Italico, come da delibera del Consiglio di Zona 9. Riqualificazione delle aree comprese tra la via Maestri del Lavoro e via Ranfranco della Pila, con sistemazione a verde piantumato e prolungamento della via Maestri del Lavoro tra via Cecchi e Ranfranco della Pila, come da delibera del Consiglio di Zona 9. Riqualificazione del marciapiede di via Terruggia tra il Civico 1 e il Civico 3. Realizzazione di orti urbani lungo la via Tremiti, confinante con il depuratore. Voglio pertanto codesto onorevole consiglio approvare quanto proposto dalla Commissione. Grazie Presidente Simi. Consigliere Newsday. Grazie Presidente. Io ho due domande per Presidente Simi. Una è riguardo alla monetizzazione, se sa quantificare a quanto equivale, e l'altro è sulla superficie, cioè quanti sono, di quanti metri quadri stiamo parlando e di superficie, e se ha un'idea di quanti metri cubi invece saranno poi la conversione in residenziale. Grazie. Consigliere Crippa. Grazie Presidente, io volevo presentare un emendamento a questa delibera. No, siccome ho partecipato come cittadino a quella commissione, poi sono andato un attimo a verificare quell'area che non conoscevo. Praticamente al primo punto, quello che parla di riqualificazione generale dell'area, io volevo aggiungere la riqualificazione completa della via Tremiti, praticamente anche verso sud, all'altezza dell'incrocio fra via Adriatico, via Maestri del Lavoro e via Tremiti, dove c'è una rotonda segnalata solo con la segnaletica orizzontale, e mi hanno detto dei cittadini in quella zona che anziché fare la rotonda molti tagliano dritto arrivando da Maestri del Lavoro per andare verso via Tremiti e cose varie. Siccome mi sembra che anche un po' di tempo fa era già stata fatta una delibera per questo consiglio, volevo aggiungere queste cinque parole alla delibera. Vado a leggerle. Aggiungere dopo prolungamento di via Tremiti completamento rotonda con sistemazione manufatti fissi fra via Adriatico, Tremiti e Maestri del Lavoro, al fine di completare l'opera stessa con segnaletica segnalata solo da segnaletica attualmente orizzontale. Chiudi la porta, per favore. Era appunto aggiunto. Poi volevo anche, dato un'altra cosa, non è un'aggiunta, al terzo punto dove si parla di riqualificazione del marciapiede, dal mio punto di vista ci sono più motivi perché a quel punto vada riqualificato. Il primo fra tutti per i pedoni con le carrozzine o disabili. Secondo punto, che l'autobus quando gira in quel punto, siccome c'è la sosta selvaggia dove c'è rimozione forzata, molte volte ferma tutto il traffico. Quindi io ho visto che il Presidente li ha messi con una certa priorità. Questi punti sono in ordine di priorità, mi sembra di aver letto all'inizio della delibera, parla di priorità, quindi se l'ordine è questo, comunque tutto qui. Grazie consigliere Crippa. Se non ci sono altri interventi, la parola al Presidente Simi per le repliche.
Sì, grazie. Allora, sto cercando i numeri da... Allora, per quanto riguarda le superfici, ovviamente, le superfici lorde di pavimento, complessivamente la superficie lorda esistente è circa 6.000 metri quadri. Vengono trasformati con cambio di destinazione d'uso a edilizia libera 3.000 metri e a edilizia convenzionata, convenzionata come da convenzione circa 1.800 metri quadri come dimensioni. Ecco, se volete fare il volume basta moltiplicare per 3 metri quadri e si ottiene il volume virtuale, però da un punto di vista poi diciamo pratico non ha, diciamo così, alcun tipo di valore. Quello che conta sono le metrature, le SLP. Sto cercando invece in convenzione di vedere la parte relativa ai denari. Sì, certo, volevo leggere le cifre così siamo più precisi. In ragione di ciò l'operatore provvederà a corrispondere l'adeguamento del contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale numero 12 del 2005 per complessivi 445.588 euro, nonché la monetizzazione della dotazione di servizi di cui l'articolo 9 delle norme tecniche del piano dei servizi pari a complessivi 780.912 euro, per cui sono 781 più 445, quindi sono circa 1.200.000 euro circa di oneri che vengono a, diciamo così, all'amministrazione comunale per il cambio d'uso con opere. Per quanto riguarda ovviamente la proposta di emendamento, penso che non ci siano problemi ad accettare, adesso poi vediamo l'aula nella votazione, comunque non ritengo che problemi non ce ne siano. Ho finito, grazie. Grazie Presidente Simi, mettiamo quindi in votazione l'emendamento presentato dal consigliere Crippa, che dice appunto di aggiungere dopo la parola prolungamento via Tremiti completamento rotonda con sistemazione manufatti fissi fra via Adriatico, Tremiti, Maestri del Lavoro al fine di completare l'opera stessa ora segnalata solo da segnaletica orizzontale. Siamo in fase di votazione dell'emendamento. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, astenuti 0, approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera come emendata. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 26, contrari 0, astenuti 6, approvato. Passiamo al punto numero 10, parere relativo alla riqualificazione dell'isola Spartitraffico, posta in Viale Marche, all'incrocio con le vie Murat e Lario. La parola al Presidente della Commissione Ambiente, Andrea Motta. Grazie. Le Commissioni Ambiente e Territorio, riunitesi congiuntamente nel giorno 11 febbraio, hanno preso in esame la richiesta di parere relativa alla pericolosità dell'attuale situazione di sosta selvaggia all'interno dell'isola Spartitraffico, Alberata, sita in Viale Marche all'altezza dell'intersezione semaforica con via Murat e via Lario e relativa proposta di intervento per impedirne l'accesso e la sosta alle auto. Tale situazione risulta particolarmente pericolosa anche a fronte del fatto che l'isola è prospiciente l'ingresso principale di un'importante scuola secondaria superiore che comporta un consistente flusso pedonale nell'intorno e potrebbe creare situazioni di pericolo a pedoni e ciclisti.
Le commissioni a maggioranza hanno valutato positivamente l'intervento proposto dal settore verde agricoltura, che consiste nella posa di una doppia cordonatura in CLS a perimetro dell'isola, sagomando a distanza idonea il fusto delle alberature esistenti e nella contestuale rimozione della superficie bitumata al centro dello spartitraffico, riportando un adeguato strato di terreno di coltivo con successiva formazione di manto erboso. Pertanto le commissioni hanno espresso parere favorevole a maggioranza nell'intervento sopra descritto. Solo a precisazione, è chiaro che quel parere favorevole all'interno del testo non ha senso, cioè va tolto. La data di convocazione era il giorno 10 e non il giorno 11. Grazie. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 35, favorevoli 30, contrari 0, astenuti 5. Approvato. Passiamo al punto successivo, mozione relativa alla modifica delle politiche di ammissione alle scuole e ai nidi di infanzia a fronte di richieste di congiungimento familiare. La parola al primo firmatario nonché proponente della mozione, consigliere Ferrando. Grazie Presidente. Dunque, di questo tema avevamo iniziato a parlarne già a dicembre, quando era intervenuto in consiglio un cittadino che si è ripresentato poi quest'oggi. Riepilogo in sintesi le questioni. Allora, si colloca all'interno del più generale problema di accesso, di iscrizione alle scuole d'infanzia. Problema che discuteremo, come abbiamo saputo stasera, con il funzionario del comune Giacometti il 6 di marzo. Questa è una buona notizia che arriva adesso, dopo due mesi appunto che aspettavamo questa notizia. E l'accesso alle scuole di infanzia da quest'anno scolastico è diventato un grosso problema per chi vuole iscriversi, con liste d'attesa notevolmente aumentate. All'interno di questa problematica si colloca la questione del ricongiungimento, cioè oltre a far fatica a poter trovare un posto negli asili, c'è un secondo problema, cioè i genitori che hanno già un figlio iscritto e vogliono iscrivere il secondo, diciamo che ragionevolezza vuole che chieda di iscriverlo nell'istituto dove ha il primo figlio, no? Per una serie di motivi, non solo logistici, anche educativi. Ebbene, il comune non riesce a garantire questo, il famoso ricongiungimento, ma a volte propone di iscriverlo in altre scuole. Ed era il tema sollevato appunto dal cittadino Colmenia. Fatto sta che il comune, sul proprio sito, dichiarava il diritto, cioè dichiarava di voler garantire a tutti coloro che ne facevano domanda il diritto appunto a questo ricongiungimento, e purtroppo questo diritto viene negato. E con questa mozione io semplicemente chiedo, dopo aver spiegato un po' tutti, come dire, gli elementi della vicenda, chiedo che il comune faccia tutto il possibile per garantire questo diritto che il comune stesso dichiara di voler appunto garantire. E in seconda battuta, se appunto date un'occhiata al deliberato, in seconda battuta di
attuare anche convenzioni singole laddove questa richiesta avviene per scuole convenzionate, dove uno ha già un genitore, magari ha già un figlio, chiede di iscrivere il secondo, il comune dice no, non puoi iscriverlo perché le convenzioni sono limitate, non ne facciamo altre. Invece qui si chiede di farle anche altre, anche puntualmente, perché appunto bisogna garantire comunque questa richiesta, insomma. Questo è quanto, mi sembra una richiesta fuori di ideologia, assolutamente di buon senso. Ripeto che è un problema che non è che c'è da anni e anni e anni, cioè prima si riusciva a garantirlo questo diritto, adesso no, per cui gli elementi ci sono, cioè basta ritornare come si faceva prima, e dunque è solo questione di buon senso, di volontà operativa più che politica, e dunque chiedo che ci sia l'adesione di tutte le forze politiche, trattandosi di un elemento appunto più di buon senso che politico. E augurandomi dunque un voto positivo il più largo possibile, lascio la discussione. Grazie. Grazie consigliere Ferrando. Vicepresidente Lo Consolo. Grazie presidente. Dunque, in merito a questa nozione, questa mozione, vorrei far notare alcune problematiche. Innanzitutto la formulazione dei criteri per la formazione delle graduatorie è tra le competenze del Consiglio cittadino delle unità educative, organo regolarmente eletto nel quale il Consiglio di zona è rappresentato. Ci sono numerosi consiglieri che sono stati nominati all'interno dei vari consigli di unità educative. Siamo altresì rappresentati nei singoli consigli di unità educativa dove si discute il tema e si preparano i lavori del Consiglio cittadino. Un nostro intervento tramite mozione suonerebbe, a mio parere, come un'indebita ingerenza. Proprio quest'anno, durante le prime riunioni del Consiglio cittadino, sono stati rivisti alcuni criteri ed è stato sottolineato dai genitori come sia problematico il continuo ritocco dei criteri per le famiglie, che chiedono invece continuità. In queste stesse riunioni sono stati attenuati i criteri che favoriscono i fratelli e le sorelle, quindi su richiesta dei genitori, perché andavano ad appesantire eccessivamente la situazione dei figli unici e dei bambini con molti anni di differenza dai fratelli e dalle sorelle. Cioè deve essere ben chiaro che se noi diamo la priorità assoluta al riavvicinamento di bambini che sono uno alla materna e uno all'asilo, creiamo situazioni di possibile esclusione per bambini che sono figli unici dalla graduatoria, dai posti disponibili, per bambini che sono figli unici e per bambini che abbiano fratelli o sorelle, alle elementari o alle medie. Il 6 marzo, l'ho già detto, incontreremo finalmente, e devo dire non per colpa mia perché l'ho chiesto più volte, il dottor Zaiacometti. Deve essere chiaro che cambiare i criteri fa entrare in graduatoria un bambino al posto di un altro, cioè questo deve essere chiaro. La coperta è di dimensioni infinite, non si può assolutamente pensare che il Comune di Milano possa acquistare posti on demand, perché le risorse che vengono destinate a questo scopo sono risorse messe a bilancio. Terminate queste risorse, come accade per tutti i servizi, termina anche la possibilità di acquistare posti. Infine, deve essere chiaro che qualsiasi modifica alla graduatoria agirebbe solo a partire dall'anno scolastico seguente, perché in corso d'opera non sarebbe assolutamente possibile cambiare l'ordine delle liste d'attesa che già è pubblicato. È una cosa che comporterebbe sicuramente numerosi ricorsi anche al TAR. La mozione poi contiene affermazioni opinabili. Per esempio, che tali modifiche siano state orientate a privilegiare e dirigere la scelta delle famiglie milanesi verso le strutture comunali rispetto alle strutture convenzionate,
a prescindere dal desiderio delle famiglie stesse e da altri criteri quali ad esempio il ricongiungimento, e poi che tale scelta implica un maggiore onere per l'amministrazione comunale, poiché il costo per iscritto alle scuole comunali ammonta a lire 9.000 euro, che convenzioni presso strutture abilitate hanno invece un costo pari a 6.003 euro, con evidente risparmio per le casse comunali e dunque per la cittadinanza intera. Al contrario, invece, la scelta di saturare i posti nelle scuole comunali prima di ricorrere all'acquisto di posti nelle scuole private accreditate è una scelta obbligata dalla Corte dei Conti, che ti impone di usare le strutture e il personale già in disponibilità del comune fino a saturazione. I costi non diminuirebbero se in classe ci fossero 1 o 10 bambini in meno, ma rimarrebbero costanti. Tale disservizio è sorto principalmente nel corso degli anni 2012-2013 a